Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti in questo nuovo episodio di Spin Tires. L'ultima volta ci eravamo bloccati, diciamo qua, che stavo finendo nel burrone e non mi sembra tanto una buona cosa. Che spero di venirne fuori, vediamo. Sì, ok. Sì, ok, ma sì, oramai ci veniamo. Vediamo un po'. Dietro non stare attenti. Oh, come ci prendiamo? Allora, vediamo di fare come abbiamo fatto prima, di ribaltarci. No, ribaltarci no, perché con questo sennò dobbiamo venirci a tirare con un camion ancora più grande. La vedo dura. Perfetto, ci siamo piantati. No, un po' stiamo andando. Dai, se riesco a attaccarmi un albero qualunque, forse riusciamo a sveltire un po'. Ecco. Ah, perché anche se smetto di accelerare? No, 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 no. No. No, eh. No, 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 ancora no, eh. No, eh. Così. No, 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 no. Siamo sul pelo di ribaltarci. Ok. Ora non ci ribaltiamo più. Ma perché prima riusciva a partirci e adesso non ce la faccio più? Hola. Neanche un danno? Bene. Un po'. Ok.
Qua dove devo andare, di qua? Sì, forse sì. Sì. Ora me lo ricordo. No, ho sbagliato. Cioè, quando non voglio mettertela, la metto. Forse devo fare così per farlo partire. No. Così. Almeno slitter, ci riesco a mettercela. Ah, ecco, ho capito il trucco allora. È di là? Sa di no. No. Vedete perché odio le pietre? Mentre qui ci stavamo ribaltando dietro una pietra. Qua dove ce l'avevamo ribaltati con l'altro, mi sa. Mi sembra di sì. O era in quell'acqua là che ce l'avevamo tipo quasi ribaltati. A parte che si dovrebbero vedere legni in terra. Sì, infatti. Allora non era qua. Quante strade? Non ho mai fatto. Ma siamo sicuri che questa è la strada giusta? Non mi sembra di averla mai visto questo posto fatto così. Ah sì, là c'è la linea, ok, perfetto. Ah, ecco, era qua che mi sono ribaltato. Si vedono i legni in terra. Non vorrei che mi servisse anche il gasolio per questo, eh. Cioè, in teoria mi servirà, ma spero di riuscire a fare tutta la strada senza usarne di gasolio. Cioè, senza dover partire, scendere. Ok. Corto, carico. Mi. Facciamo così. Ok. Togliamo il bloccaggio. Ok, siamo riusciti a girarci. Ok. Le pietre, stiamo attenti ai pietroni grossi.
chissà perché volano. Questa cosa non l'ho mai capita. Comunque. Siamo attenti. Ho visto che passava il tipo il semiasse è tipo una cosa invisibile secondo me, perché vedo che ci passano le pietre in mezzo, non succede niente, proprio neanche si bloccano. Devo anche capire se per fuoristrada, diciamo, sono meglio le gomme grandi, che sarebbero queste, o le gomme da fuoristrada. In teoria dal nome sarebbero meglio le gomme da fuoristrada, però mi viene, diciamo, distinto mettere queste, non so perché, no. Cioè, in teoria queste sono più larghe. Dovrebbe slittare di più, però, con queste. Devo andare a leggere su internet. Su internet. Stacchiamo quando non ci serve. Comunque, ho notato che a capottarsi, diciamo, ti capotti solo nelle strade, diciamo, dove fai fatica, diciamo. E nei buchi, tipo qua, era già un po' pericoloso se ci arrivavamo più forte. Tipo, era già mezzo da ribaltamento. E qua, se ci arrivavamo forte, secondo me non ci ribaltavamo quasi. Come qua, che sono cattivi sti posti. Ah, mi è venuto un infarto. Facciamo retromarcia, che perdiamo un po' più di tempo, ma almeno non ci ribaltiamo, va? Ci conviene passarne acqua, mi sa. A questo punto, perché se passiamo lì è inclinato e ci ribaltiamo, diciamo, verso dentro l'acqua. Qua cerchiamo di salire. Sì, è andato bene. Qua mi sa che ci conviene lasciarlo sempre attaccato, sia il differenziale che la trazione integrale, perché se avete sentito dei colpi, notte, sono io che davo dei colpi, cioè provavo lo schermo perché mi è apparsa una riga bianca e proprio vicino al centro dello schermo qua, quello il secondario, e non se ne vuole più andare. Ok. Io non ho mai capito, e anche questo poi voglio cercarlo su internet, a cosa serve il carro con gru, cioè la gru in questo gioco. I legni te li carica da soli. Non l'ho mai capito. Io la prima volta che ho aperto il gioco ci stavo un po', diciamo, giocando. Dove sto andando io? Ah, ho capito, ho capito. Sì, va bene lo stesso anche questa di strada. Sì, più o meno, dai, va bene. Dobbiamo far così. Faccio una casa, magari c'ho anche un mezzo. Non dobbiamo escludere queste ipotesi. Passiamo nel fiume, andiamo qua. Dicevo già basta. Così. Così, così, così. Così qua. Di qua. Ah, ok, così. Sono abituato a vederla così. Se la mappa la vedo così già non mi ci capisco. Poi qua, qua, qua. Basta.
comoda questo, diciamo, trucchetto. Allora, vediamo di non ribaltarci qua. Perché mi aspetto che il fiume sia in pendenza. E infatti lo era un po'. Magari qua c'è anche un mezzo, no? Tipo Eno, guai. Dobbiamo anche andare per il fiume. Non mi sembra la miglior cosa del mondo. Aia, oh. Cioè, vi dico un attimo una cosa che secondo me fa ridere abbastanza. Tipo, ho mandato su un gruppo dove ci siamo tutti noi del mio paese, diciamo, che stasera eravamo d'accordo per andare al McDonald's. E ho scritto se ci andavamo in macchina o in moto. E uno che non ha nessuna patente, cioè, ha la patente per la bicicletta, diciamo, cioè no, però che deve ancora prendere anche il patentino, ma ha scritto in moto, cioè, mica lo chiedevo a te. Piano, eh. Allora, ci conviene attraversare o andare dritti? Così, così mi sa. Sì, andiamo al massimo. Quello dell'acqua pericoloso. Ma qua danneggia il camion. Va bene, ma io devo fare questa strada. Mi dispiace, camion. Ma qua ci sono le rapide. No, come faccio? Cavolo. Non ho mai visto un fiume che va in salita, ma no, davvero, sul serio, un fiume che va in salita. Ma questo gioco è tutto strano. Ma va a fan bagno. Devo girare qua. Mi sembrava strano, ho detto c'è una strada, non sbuca dall'altra parte. Ho paura di ribaltarmi. E invece no. Perfetto. Gasolio? Sì. No, sto pezzo io lo odio, lo odio, lo odio. Attacchiamoci là. Stai calmo, ecco. Perché venisse un colpo. Adottiamo questa tecnica per avanzare. No, non arrivo l'altro. Devo tirare ancora. Stai bravo, camion, eh? Mi raccomando, eh? Con calma che ci arriviamo prima o poi. Sì, secondo me però se facevamo tutta la strada, diciamo, proprio strada a strada, ci mettevamo ancora di più. Sì, ero convinto di essermi staccato, invece ero ancora attaccato.
Danni, bisogna stare un po' attenti, eh. Non ce la facciamo mica andare solo in seconda. Guarda che veloce è questa, per quello allora. Cosa dite? Prendiamo la scorciatoia? Dove avevo sgommato quell'altro, diciamo. È una cosa brutta di questo gioco che non si possono fare gli screenshot. Oh sì. Schiacciato un tasto, diciamo se è un po' bloccato, schiacciato stampa e resist. Io, a dire la verità, sul computer ci sono dei tasti tipo block score, vabbè, so che erano per le un po' di tempo fa, adesso sono più nuovi, diciamo, non serve più. Cioè, si trova un'utilità solo in Excel, ho letto. Ma tipo pausa inter oppure stampa e resist, boh, stampa, poi non so. Basta, non ce n'è altri. No! 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 No, fammi fare così. No, 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 vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. A mettere anche un mi piace per il fail che ho fatto mentre guardavo la tastiera. Da Dan è tutto.